questo tutorial ti fornirò le informazioni utili per la risoluzione di errori comuni in fase di accesso a Swyte. Attivazione non completa su Swyte. Se al precedente accesso non hai completato la prima attivazione, visualizzerai l'errore «Attivazione non completa su Swyte». Per ovviare a questo problema, clicca su «Attiva» e scegli il pulsante in relazione al social che desideri collegare al tuo sito Swyte. Sito non configurato su Swyte. Se non hai associato il sito Swyte al tuo dominio, visualizzerai l'errore «Sito non configurato su Swyte». Per correggere l'errore, clicca su «Gestisci» e crea un nuovo sito Swyte. Oppure, se hai più di un dominio attivo ospitato su Aruba e solo dopo aver creato Swyte, puoi associare il dominio che desideri al tuo sito Swyte. Per farlo, dal menu in alto, clicca sull'icona indicata, seleziona la voce «Domini Aruba» e dagli appositi menu associa uno o più domini. Account non trovato. L'errore «Account non trovato» in fase di accesso a Swyte si presenta solitamente quando si inseriscono le credenziali di un account social non collegato a Swyte. Ad esempio, se Swyte è stato creato con Twitter e si sta effettuando l'accesso con Facebook, il sistema non riconoscerà le credenziali e Swyte risponderà con il messaggio di errore «Account non trovato». Per ovviare a questo problema, accertati di utilizzare le credenziali del social collegato a Swyte. Nel caso in cui il tuo dispositivo sia loggato a più account social differenti, ad esempio un account personale e un altro legato all'attività professionale, accertati di essere loggato con un account già collegato a Swyte. Se il problema persiste, loggati al social col quale stai tentando di accedere, effettua il logout dallo stesso e prova a riaccedere nuovamente. Se sei già loggato sul social network dallo stesso dispositivo che hai utilizzato per collegarti a Swyte, questo sarà riconosciuto automaticamente e il sistema non richiederà nuovamente login e password. Il social che stai utilizzando è già collegato ad un altro account su Swyte e ad una login Aruba. Questo errore si presenta in fase di accesso a Swyte se gestisci due siti Swyte con due account social differenti e provi ad accedere ad entrambi con lo stesso account social. Per ovviare il problema, ti consiglio di accedere con delle credenziali social che non hai mai utilizzato in precedenza. Oppure ti consiglio di eliminare il sito collegato a quel social. Per farlo, apri una pagina anonima dal tuo browser, collegati all'indirizzo swyte.com/login, clicca sull'icona del social che stai utilizzando, per accedere clicca su Impostazioni sito, seleziona la scheda Impostazioni sito, clicca su Elimina sito presente in fondo alla schermata ed infine conferma l'operazione. Nel caso in cui tu abbia un sito condiviso con altri utenti, ti comparirà un messaggio di avviso. Una volta confermata la cancellazione del sito, i DNS del dominio continueranno a puntare verso Swyte. Per questo ti consiglio di accedere al pannello di controllo del dominio. Dal menu di sinistra clicca su Applicazioni. Dalla sezione Swyte clicca su Gestisci ed infine clicca su Disattiva. La rimozione di sito e account è un'azione che non può essere annullata. Ogni sito di cui l'account Swyte è proprietario sarà eliminato. Tutti i contenuti importati dai social saranno rimossi da Swyte insieme a qualsiasi contenuto personalizzato del sito. I contenuti resteranno ovviamente attivi sui social collegati a Swyte. Inoltre, la rimozione dell'account Swyte non cancella le caselle di posta create con il servizio di posta Aruba eventualmente attivo sul dominio. Se riscontri ulteriori errori che non sono stati indicati in questo tutorial, ti consiglio di contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo assistenza.aruba.it.